Le donne, o più in generale le ragazze, ricevono migliaia di messaggi da uomini su Facebook, nella chat privata, nel Messenger, nei messaggi privati, ecco, ma anche in altri social network, come per esempio Badoo, l'ex Netlog che adesso non c'è più, e tutti gli altri social come HI5, eccetera, eccetera. Non ci credete? Fate un esperimento, oppure fate entrare la vostra amica, la vostra migliore amica, a casa vostra su Badoo oppure su Facebook, la vostra amica vi farà vedere quanti messaggi sono arrivati in primis su Badoo. Badoo è un social network olandese, vi ricordo, nato nel 2007, 2006, 2006 circa. Io me lo ricordo ancora quando era di colore arancione, c'era una sorta di prato di colore verde e all'epoca si poteva chattare tranquillamente con una persona, adesso hanno cambiato le cose. C'è qualcosa che è stato messo a pagamento ed è frequentatissimo da uomini che secondo me non tutti, ma la stragrande maggioranza degli uomini che popola Badoo è lì perché vuole svuotarsi il proprio pistolino, non per altri motivi, non per altre ragioni, perché vuole avere un rapporto sessuale con una ragazza oppure con una trans addirittura, oppure se parliamo di uomini omosessuali, con altri uomini omosessuali. Insomma, fate questo esperimento, la ragazza amica vostra entrerà su Facebook dal vostro computer, se lo vorrete, la inviate a casa a prendersi un aperitivo e fatevi mostrare la lista dei messaggi. Mentre voi che siete uomini state a 0, 0 spaccato per quanto riguarda il numero di messaggi, sì, qualche messaggio vi sarà arrivato tra ieri e oggi e tra l'altro ieri e dopodomani. Magari di un amico, di un collega, di un parente, di una persona che vi vuole bene, che fa parte, diciamo così, della vostra cerchia di amicizie, ma altro non vi arriva. Anche iscrivendosi in gruppi, in questi gruppi, tutti se ne sbattono il cazzo. Scusate, la parolaccia è la mia opinione, tengo a specificarlo. Tutti si fanno gli affari propri, tutti si fanno gli affari propri, nessuno si interessa di altri, secondo la mia opinione personale. Ha voglia iscriversi ai gruppi, ha voglia a voler cercare eventuali amicizie, ha voglia a sperare che qualche ragazzo o qualche ragazza si accorga di voi. Se siete ragazze, anzi, se siete ragazze, riceverete miliardi di messaggi, di richieste amicizie, ma se siete un ragazzo, un uomo, un maschio, un signore, col cavolo che vi si fideranno. Questa è la mia opinione, tengo a specificarlo, iscrivetevi, commentate, un cordiale saluto a voi tutti, grazie.